L'Accademia batte il Regì Ticino e mantiene la vetta della classifica. All'Acqua guarda la graduatoria predicando calma. Ora però i punti dalla vetta iniziano a essere molti. Parte forte l'Accademia che già al 16° passa. Calcio d'angolo di Facundo, palla bassa in area piccola. Perfetto l'inseramento di Tirapelle che da due passi in sacco. Al 23° ancora pericolosa l'Accademia. Controllo al volo di Latta, gran tiro al volo, fuori di poco. La squadra di Molinaro al 29° colpisce anche una traversa, gran botta di Orlando dal limite, palla che si stampa all'incrocio, sfera che danza sulla linea senza entrare. Latta, sapendo di essere fuori gioco, in sacca, ma tutto è vanificato dall'assistente. Al 32° ancora Accademia, bellissima combinazione al limite dell'area, Geno-Orlando con quest'ultimo che arriva alla conclusione, tiro strozzato e Tamma controllo. L'RG Ticino si fa vedere al 35° con Colombo direttamente su calcio d'angolo. Galli non si lascia sorprendere e mette la palla in corner. Al 45° Harahiri da parte dell'RG Ticino. Barberi, dopo un intervento netto a gamba tesa su Legnane a centrocampo che gli è costato il giallo, tira una gomitata plateale a Ballarini. L'arbitro vede tutto, secondo giallo RG Ticino in 10. Nella ripresa a partire meglio sono gli ospiti, calcio d'angolo di Ruffini, tiro direttamente nello specchio, Galli con la punta delle dita mette in angolo. Replica dell'Accademia al 15°, azione insistita dei rossoblù sulla sinistra, palla per De Bei che trova il fondo e prova la conclusione, Tamma è attento e respinge. Ancora rossoblù pericoloso con un tiro dal limite di De Bei, palla alta non di molto. Al 29° viene annullato un gol all'Accademia per una bella giocata di Poletti che serve Latta, Latta decisamente al di là della linea del pallone. Al 39° emerge il Ticino, cross dalla sinistra per Colombo che di testa manda a lato di poco. Risponde l'Accademia al 33°, tiro dal limite di Geno, palla alta. Ancora il Regì Ticino al 36°, calcio d'angolo dalla destra, perfetto lo stacco di Vassallo che da ottima posizione manda a lato. Bella ripartenza dell'Accademia al 44°, gestita da Orlando, palla che arriva a Giordani, tiro debole e Tamma blocca. L'occasionissima per arrivare al pareggio per l'RG Ticino arriva al 48°, calcio di punizione di Lionetti, palla in mezzo, stacca Vassallo, palla alta di poco. Finisce 1-0 in favore della squadra di Molinaro che così conferma il suo buono stato di forma.